Negli ultimi giorni Shiva ha rilasciato Auto Blue, un brano dove fondamentalmente lui va a cantare sulla base di I'm Blue degli Eiffel 65. Neanche a dirlo, il brano è diventato virale dappertutto, su TikTok, sulle Instagram Stories, è primo in tendenza su YouTube in questo momento, ma inspiegabilmente, nonostante i numeri assurdi che ha raggiunto, è stato stracriticato. Infatti basta aprire il video su YouTube per vedere che tutti quanti i top comment fondamentalmente sono tutte quante battute ironiche sul fatto che effettivamente l'idea di fare un brano in questa maniera non sia proprio piaciuta, e anzi, specialmente al pubblico più adulto. In particolare per la stonatura dell'autotune. Infatti Shiva in una parte è riuscito a stonare con l'autotune attivato. Non si sa se l'abbia fatto apposta oppure se è una cosa involontaria. Sa di fatto che è successo e Johnny Scandal è stato uno dei pochi che effettivamente ha avuto le palle di criticarlo per questa cosa, visto che comunque quando si parla di nomi così grossi in pochi tendono ad esprimersi. Vi lascio le stories, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate. Noi ci vediamo in un prossimo video in linea allo studio. Raga, però se volete usare l'autotune mettete bene le note o assicuratevi di poter arrivare alla nota, alla scala della nota per metterla tutti un giusto, perché sennò fa cagare. Teddy, prova tu. Bravo, tu ci sei arrivato. Mo non iniziate a ripubblicare dicendo Johnny Scandal ha dissato Shiva, anche perché Shiva per quanto mi riguarda è fortissimo sia a scrivere sia come flow. Ho solo fatto una puntualizzazione sul fatto che cioè, nel senso, dovrebbe accorgersene anche lui che la nota della tutune è completamente cannata. Non è un dissing, è semplicemente una puntualizzazione, ma anche un bambino di 2 anni, cioè, se sente, capisce che la nota è steccata dalla tutune. Tutto qua. Non so perché, ma sento uno strano odore di... Noi ci vediamo al prossimo video, linea allo studio.